Beh, ringrazio sia Massimo che Vincenzo per l'invito. Tra l'altro Sara prima ricordava la firma di quegli orientamenti vari, che era un film che abbiamo fatto assieme a Massimo, anche 20 associazioni, era un film dal 2006-2007, mi pare, 2003, quindi era un film da, da 14 anni e abbiamo messo una toppa. Ora io provo nei miei 10 minuti a usare un linguaggio un po' fuori dalle righe e un po' eretico per provare a raccontarla. Vorrei dire com'è, diciamo come la vedo. L'Italia esce dalla seconda guerra mondiale con 36-38 milioni di abitanti, oggi siamo 60 milioni. C'è stato un periodo, 30 anni, di crescita economica vera che porta gli italiani a considerare la casa come un bene rifugio, un risparmio. È la ragione per la quale questo è l'unico paese che ha il proverbio moglie vuoi dei paesi tuoi. Se andate fuori dai confini italiani, proverbi del genere non esistono. C'è una ragione: hai il 75% degli italiani, 74%, che hanno la proprietà dell'abitazione. Questa storia della proprietà dell'abitazione, che è una delle condizioni anche del maggiore invecchiamento, della minore mobilità, è una cosa che si è fermata. Perché eravamo un paese che investiva molto come bene rifugio nell'acquisto della casa. Qui c'è ancora un taglio dell'Italia contadina legata alla terra che esce dalla seconda guerra mondiale. Oggi c'è un pezzo di Italia sempre più largo, che è quello che nel tempo era diventato il ceto medio, che non ha la possibilità non di acquistare l'abitazione, ma che vive spesso in una condizione di grande difficoltà, se non di emergenza, addirittura ad acquistarsi i primi e unici 60 metri quadri, visto che dai dati che abbiamo in possesso la relazione del Mario Rossi di turno con la banca per l'acquisto dell'abitazione, del pagamento della rata mensile del mutuo, comincia a diventare un problema per moltissime famiglie. Tema 2: non facciamo figli, cambia la tipologia dei nuclei abitativi nostri, arrivano ondate di migranti. Bene, oggi vivono in Italia circa il 7-8%, l'8% di residenti in Italia sono residenti non di provenienza non italiana. Dico queste due cose perché quando approcciamo il tema della casa bisogna affrontarlo in maniera un po' diversa dal passato. Ad esempio, la famiglia tipo di padre, madre e due figli, quindi con X metri quadri di necessità, è ormai diventata una similarità. Se andate a vedere l'anagrafe del Comune di Milano, che è la prima città italiana dove oltre il 50% dei residenti era considerato fino a 5 anni fa famiglia atipica. Atipica vuol dire mononucleo familiare, Massimo e Dio, insomma c'è una serie di tipologie di natura tra virgolette eretica, tra virgolette non per me, tra virgolette del comune sentire, quello diventa, e quindi richiede una tipologia di abitazione che è più probabilmente di 80-90 metri quadri, ma sono i 40, i 50, le due stanze con l'uso di bagno, eccetera, eccetera. Ora, il punto qual è? Che se ti giri indietro, tu hai un bacino di presenza abitativa pubblica, edilizia residenziale pubblica, che è da una parte fermo da quando sono finiti i fondi CESCA. Per cui quello che era il rubinetto che si apriva annualmente, anzi prima, della normalità come forme di finanziamento, e abbiamo parlato con Luca centinaia di volte, non c'è più. Non c'è più, e hai allo stesso tempo una lista d'attesa rispetto a 1 milione di alloggi di proprietà ERP delle varie forme di circa 600.000. 600.000, 1 milione la proprietà, 600.000 la richiesta. Attenzione, non è il milione non è 1 milione di alloggi abitato, perché lì dentro c'è la previsione di 10-13% di quegli alloggi non utilizzati.
Ne parlavamo prima con il responsabile del demanio. Chi esce da un alloggio molte volte lascia l'alloggio in condizioni non immediatamente abitabili. Quei 480 milioni che dal 2015 sono stati messi per il recupero sono per il recupero di alloggi che non erano utilizzabili sul mercato. Stiamo parlando di 25-28 mila alloggi da rimettere sul mercato, alloggi non nuovi, alloggi esistenti dove mancava la finestra, la porta, un pezzo di tetto, se non lo so, però con interventi variabili da 15-50 mila euro. Bene, la mia opinione è la seguente: uno, con le toppe non si va più da nessuna parte, perché se anche andiamo a vedere dentro i 600 mila e possiamo togliere qualche pezzo, diciamo che non tutte le richieste sono richieste, dice lavoriamole un po', dice ma quante ne togli? 100.000? 200? Togliamole 200.000, ci te ne rimane comunque un numero abnorme da lavorare, ti rimane comunque un numero altissimo. Il problema è che quel numero, essendosi indebolito un pezzo d'Italia più povero, con la tendenza di questo pezzo d'Italia ad allargarsi, quel numero è destinato nei prossimi anni a diventare un numero più grande. Quindi con le toppe il numero già oggi altissimo destinato a crescere non è affrontabile. Certo che è meglio 1.000 alloggi di nulla, però non è nemmeno un cerotto che 1.000 alloggi. Noi stiamo rimettendo, c'è un nuovo provvedimento che sto lavorando io, altri 350 milioni per recuperare un'altra parte di ERP, interventi più piccoli, ma 25-28 mila i 500 milioni eccetera. Con questi 350 milioni prenderemo altri 20 mila alloggi, è un bel numero complessivamente, va intorno ai 45-50 mila, ma ti rimane un monte dietro onerosissimo. Vado al punto e chiudo rapidamente. Punto numero uno: noi bisogna mettere velocità nei beni che sono beni di demanio pubblico. A me non importa che siano il 20% dello Stato, l'80% delle regioni, chi se ne frega, è demanio pubblico, ed è demanio pubblico che per lo Stato costa. Avete idea di quanto costa una caserma vuota? Una caserma è un bene immobile di quanti metri di media? 4.000, 5.000, 6.000. Avete idea voi una roba vuota per 5 anni di 6-7.000 metri quadri quanto costa tutti i giorni? Rifare il tetto, rifare la finestra, un'enormità. Allora, questa roba bisogna mettere a regime, e bisogna metterla a regime con una doppia azione, perché c'è un'altra verità purtroppo. Dei 500 milioni che ricordava prima l'assessore Funaro, 480 distribuiti alle regioni, ci sono regioni che ti dicono: oh, io li ho già finiti, sì, me ne servono altri. E regioni la cui capacità di spesa, perché è bene essere, noi possiamo mettercela come ci pare, però non tutte le regioni funzionano allo stesso modo. Se andate a vedere il contatore che questo Cristo ha aperto per vedere come si spendono i soldi pubblici, andate a vedere la Campania come spende, o altre regioni. In Campania i soldi assegnati con il fondo 480 del 2015, andate a vedere, non vi dico nulla, è pubblico, andate a vedere il contatore, vedete Toscana, Romagna, Lombardia, Campania e altre regioni, andate a vedere dove sono i soldi. Io ho in piano città la delega ereditata da Monti nel 2012, delle centinaia di milioni assegnati è stato speso il 9%. Vuol dire che il 91% non è stato speso. Quindi c'è tante volte il problema della mancanza di fondi, ma altrettante volte ha ragione Pasquini, c'è il problema di avere un progetto attorno al quale costruisci la capacità di spendere quei soldi, perché se dopo 5 anni ti rimane il 90% di risorse in tasca, il problema che noi abbiamo ora è chiamare per le città e dire: ascolta, il progetto non ce l'hai almeno 5 anni dopo, i soldi li piglio io, li piglio e li do a chi li può spendere, perché se no
Anche perché, attenzione, 5 anni dopo, 6 anni dopo, 7 anni dopo, il progetto X su quella città non costa più 100 lire, ne costa 100 più 10, 15, 20, eccetera, eccetera. Allora, la progettualità, io capisco che uno dei temi, ne parlavamo prima, direttore, in piedi, prima dell'inizio con Vincenzo, nell'utilizzo del patrimonio demaniale pubblico è anche quello di trovare dall'altra parte un'interfaccia istituzionale che è comune spesso, che abbia la capacità di avere un progetto da dire: c'ho la caserma nei Cini, 10.000 metri quadri, i che ci può? Perché se no della caserma non la puoi dare, giusto? Bisogna che io venga e dico: la caserma Pasquini, ho intenzione di farci 100 metri commerciale, 200 metri abitativo e sala giochi per bambini da un anno a due anni. È così? Bene, progetto, non naturalmente 3D, cioè un progetto, dopo il demanio, il numero dei progetti lavorati sulla base di questo criterio è una cosa ridicola, o no? Volevo dirlo? No, è ridicola. Il direttore dice bassa, molto bassa, io dico ridicola, perché la norma è lo sblocco Italia 2014, quindi sono due anni e mezzo. Capisco ci possa essere un anno di elastico temporale dove i comuni, le amministrazioni locali, cioè figurati, manca un anno e mezzo, ma non può rimanere i numeri di questa natura quando hai una pressione abitativa che è una pressione straordinaria. E i soldi dello Stato, se vi dicono il contrario, sono dei bugiardi. I fondi prevedibili e previsti, ancorché divisi in una miriade di piano città, PON, periferie. Io sono andato a riprendermi 120 milioni a Milano, periferia di Lorenteggio, che sono stati destinati via all'abitativo, anche alla Lombardia, quindi no, alle volte trovi i soldi frugando nei cassetti. Ma con questi fondi non riesci, se non crei sinergia, demanio e quant'altro. Secondo, e ho chiuso, bisogna tirare dentro anche le ferrovie per il poco che possono avere. Io ieri ero a Galatina si ferma il treno da un comune di 28.000 abitanti, provincia di Lecce, ma la stazione non c'è, c'è il treno, pigli il treno, scendi dal treno, ma esiste la stazione chiusa. In Italia le stazioni chiuse, i posti del cassiere al passaggio a livello, non sono pochini, non sono pochini. Lì Ferrovia ha cominciato a utilizzarli su richiesta di associazioni, circoli, e li dà in forma quasi tra virgolette gratuita, comunque con un affitto decisamente buonario. Però se noi riuscissimo a mettere insieme, a coordinare le tante capacità patrimoniali che lo Stato nei suoi diversi diverticoli, regioni, comuni, FS, ANAS, c'è anche l'ANAS, dentro coordinati da leggi e dal demanio pubblico, forse riusciamo a tirar fuori qualcosa. L'ultima questione che ho chiuso, che lì dovete darci Massimo e Vincenzo una mano, perché da soli rischiamo di non farcela. Lo dico anche al presidente Talluri, ma so che con lui sfondo una porta, è già una porta spalancata. L'utilizzo di tutte le varie fonti possibili, economiche e in forma patrimoniale, bisogna che goda di un tavolo operativo dove ci stanno le associazioni, il demanio, Federcasa, le regioni e i comuni. Le regioni e i comuni, perché ha ragione Sara, il tema casa sta in capo a... Quando il governo ha approvato, rivolgendosi al presidente della conferenza delle regioni, a dire: beh, noi non vogliamo levarvi la delega, però siccome ci sono città metropolitane dove il tema della pressione abitativa è molto alto, lasciateci relazionare direttamente.
Cioè città come Napoli, se invece di dare soldi alla regione gli verrà a Napoli, il governo li dà direttamente all'amministrazione comunale di Napoli, si salta un passaggio e forse è più facile dare la risposta ai napoletani. La risposta è stata: non se ne parla nemmeno. È una delega nostra, noi coordiniamo, quindi tu i soldi li dai alle regioni e le regioni li ripartiscono sul territorio. È una norma agevolativa, perché? Perché se andate a vedere il contatore vi accorgete di come funziona la spesa, che se la spesa funzionasse perfettamente non avresti bisogno di saltare un passaggio, ma non funziona perfettamente. E allora il tentativo era bloccato. Quello che posso fare io, e qui chiedo veramente in conclusione una mano di aiuto, è provare a costruirlo questo tavolo operativo, dove mettere dentro aspetti che riguardino la progettualità, se il problema dell'uso del patrimonio demaniale pubblico è quello di convincere alcuni comuni, quindi avere lanci accanto alle regioni e provare a creare, visto che siamo alla fine della legislatura, mettere una bandiera che abbia un valore operativo, il resto non ci serve. Ripeto, c'è sì scarsezza di fondi in taluni casi, ma in altri c'è presenza di fondi costantemente non spesi. C'è un ultimo punto che ricordava prima Pasquini, lo ha detto, ci siamo guardati sorridendo, e io so perché ci siamo guardati sorridendo, che riguarda il tema della capacità di spesa di alcuni enti locali per far fronte al tema di chi si trova in difficoltà al pagamento dell'affitto, dell'estromissione dall'alloggio perché l'affitto non lo paga, eccetera eccetera. È assolutamente così, ci sono molti comuni che preferiscono, tanto che noi siamo rimasti, come sai, con i soldi in tasca, ecco. Perché lo Stato aveva previsto per curiosità incolpevole sfratti eccetera X. In alcune città ci siamo trovati nella condizione di non spendere una lira. Quando siamo andati a vedere ci siamo accorti che si preferiva usare il residence per... Quindi l'amministrazione locale ha speso per il residence e chi vi parla è rimasto con i soldi non spesi, ma sempre soldi pubblici sono. Io non dico che avremmo risparmiato 100 lire, non lo so, dico però che è una procedura avviata e forse era la strada maestra da seguire. Grazie, grazie davvero.